Lo scandalo della chiusura ancora, chissà fino a quando, del tratto della ferrovia tra Città di Castello ed Umbertide. Sono arrivati anche i finanziamenti, ancora non è previsto nessun ripristino. Il sindaco Luciano Bacchetta, ospite della nostra trasmissione Link, ha parlato di assurdo anche parlare di queste cose. Non aver realizzato nulla fino ad ora è uno scandalo, ci sono i finanziamenti. La regione, se continua a trattarci così, non ci rappresenta più. Questa tratta ferroviaria che è stata momentaneamente, dico un eufemismo, perché oramai sono un anno e mezzo, due anni, soppressa. Abbiamo avuto garanzie a riguardo, perché io su questo non voglio neanche dire che una cosa sulla quale bisogna intervenire, perché per me è assurdo anche parlarne, la tratta va risistemata, punto. Questo è un argomento sul quale credo che sia anche inutile parlare troppo, non perché deve essere ignorato, ma perché io ritengo scandaloso anche sul fatto di doverne parlare, e ritengo ancora più scandaloso, e questo è avvenuto purtroppo, siamo anche offesi da questo punto di vista, dal punto di vista istituzionale, ritengo scandaloso anche dover chiedere che venga ripristinata la tratta, e dal punto di vista, come dire, anche estetico se vogliamo, rispetto all'istituzione della regione, non aver programmato ancora l'intervento, non aver ancora realizzato l'intervento, anzi mi correggo, realizzato l'intervento è una faccenda che grida scandalo. Abbiamo garanzie, sono arrivate le risorse, è chiaro che ognuno può dire quello che vuole, ma se la regione non compisce l'intervento, perché ora le risorse ci sono, io non so neanche più cosa pensare, cosa dire, sarebbe un fatto di una gravità così totale, oserei dire, che dovremmo dire che la regione non si rappresenta più.